accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Del popolo italiano. La storia del terrorismo è anche la storia per immagini del nostro paese. Scatti che fermano il tempo e fotografano il dramma che in quegli anni si viveva quasi quotidianamente. Tra queste c'è la fotografia in cui un uomo è accovacciato e si tiene la testa tra le mani, disperato. La foto fu scattata a Brescia, il 28 maggio 1974, il giorno della strage di Piazza della Loggia. Ad esplodere fu un ordigno collocato in un cestino dei rifiuti, sotto i portici di Piazza della Loggia, gremita per una manifestazione sindacale antifascista. Lo scoppio fu registrato in tempo reale nei microfoni accesi per ascoltare l'intervento del sindacalista Franco Castrezzati. A Milano, al... E sono rimaste impresse nella memoria di tutti le sue parole, in cui invitava le persone a stare calme in quei momenti concitati e drammatici. State calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Io ero a 10 metri da loro. La Livia si è allontanata un momento per andare da questi compagni con i quali c'era l'appuntamento. Quell'uomo si chiama Manlio Milani. Nell'esplosione che era appena avvenuta era rimasta uccisa sua moglie, Livia Bottardi, un'insegnante di appena 32 anni. Con lei, a Brescia, quel giorno, morirono altre 7 persone e più di 100 rimasero feriti. Erano soprattutto insegnanti ed operai, gente comune in una città dove ci si conosce tutti. La matrice della strage fu subito ricercata nell'estrema destra bresciana, ma ci sono voluti molti anni per dipanare l'intricata matassa di depistaggi e complicità e arrivare a una verità storica. A restare impressa nella memoria e quindi soprattutto l'emozione e il dolore di una città intera, Brescia, e dei familiari delle vittime, da sempre impegnati in attività associative per portare avanti la memoria dei propri cari e l'impegno contro il terrorismo. Sono le 17:45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misure su rigore, campione d'Italia. Complimenti per questa canzone. Hanno votato no 19.093.929 cittadini. Il criminale attentato avvenuto la notte scorsa sul treno Roma-Brennero. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e 48 feriti. Ho sempre sentito tanti racconti sulla mia città, l'antica Brixia romana, Brescia, la leonessa d'Italia, la città che nel Risorgimento si è battuta con orgoglio per 10 giorni contro gli austriaci. E poi ho sentito il racconto di un giorno spaventoso, un giorno che ha cambiato tutto in città. Quando sono nata l'Italia si stava lasciando alle spalle gli anni 70 e anche Brescia cercava di curare le sue ferite. Ero molto piccola quando ho sentito parlare di Piazza della Loggia. Mi ricordo ancora le passeggiate in città con la mano stretta in quella della mamma. E quella piazza grandissima, bella, regolare. E quei portici che ci riparavano dalla pioggia e dal freddo. Anche il 28 maggio del 1974 i portici riparavano dalla pioggia. Una pioggia di primavera, una di quelle piogge
che in fondo non dispiacciono poi molto. A scuola la maestra ci diceva che la storia di Brescia è divisa in due. C'è un prima e c'è un dopo. E che la linea che li divide è stata tracciata quel giorno maledetto. Allora io ho sentito i racconti delle persone che quel giorno erano lì, con tutto il loro entusiasmo, con tutta la forza delle loro idee. E poi ho sentito mille volte il racconto di Manlio, un racconto lucido e commosso, forte e fragilissimo allo stesso tempo. E me lo sono immaginato, Manlio, in quella grigia mattina di fine maggio, uscire con l'ombrello e andare verso la piazza, con la sua Livia ad aspettarlo. Incontro a un destino feroce e spietato. Questa è la mia vita e ve la racconto, breve riassunto di poesia e pianto. Questa è la mia vita, sono a metà strada. La sera prima noi andammo, io e Livia, mia moglie, andammo a cena da alcuni amici. Eravamo un gruppo di amici e tra questi c'erano anche i coniugi Trebeschi. Sogni e delusioni che ha vissuto. Io e Clem eravamo gemelle. Alberto scriveva sul giornalino di fabbrica dell'OM. Quindi noi cominciavamo a crescere e dalle letture dei romanzi, dei libri, stavamo vedendo la vita vera e su questo avevamo una grande fiducia, una spinta. Pensavamo di poter fare un po' quello che volevamo fare. Questo gruppo era sostanzialmente il gruppo dirigente della CGL Scuola di Brescia. Una vita inventata e vissuta tra la gente. Quindi la sera ci troviamo, parliamo della manifestazione del giorno dopo. Per noi era una scelta, come dire, quasi naturale esserci. Per noi era anche un giorno, non dico di festa, ma di modo per trovarsi insieme, per discutere, per chiacchierare. Era il rivivere in una certa misura ciò che aveva significato l'antifascismo. Quindi un problema di libertà di tutti, di rispetto delle idee, di confronto, ma dentro le regole democratiche. Quella mattina avevamo con Clem e Alberto l'appuntamento in piazza, al fondo di via San Faustino. Infatti ci siamo trovati e tutti insieme siamo andati in piazza. Clem parlava con dei ragazzi, poi durante il corteo, questo per dire come eravamo impegnati, mi ha detto che aveva imparato a fare gnocchi, lei che non cucinava mai. In piazza c'erano i lavoratori di diverse estrazioni politiche che avevano risposto positivamente alla proclamazione dello sciopero generale fatta dai sindacati, a cui il Comitato Unitario Antifascista aveva aderito, e si aveva fatto l'accordo che gli oratori ufficiali sarebbero stati Franco Castrezzati e Adelio Terraroli. La mattina del 28 maggio mi presentai puntuale in Piazza della Loggia, dove c'erano i rappresentanti dei partiti, quelli del sindacato, e mi misi d'accordo con Castrezzati sulla scaletta dei discorsi. Insomma. Quando io e Livia arriviamo, cominciava a piovere e Livia mi dice, così, chiacchierando, questa è una pioggia fascista. Come una pioggia fascista? Sì, vedi, dice, questa pioggia è, come dire, alleata dei fascisti perché vuole ridurre la partecipazione. In realtà la piazza era piena di persone. Individuammo i nostri amici con i quali avevamo trascorso la serata in allegria precedente e ci avviciniamo a loro. Eravamo pigiati uno accanto all'altro, Clem vicino a me,
Livia pure, e molto stretti tra noi proprio. Io ero a 10 metri da loro. La Livia si è allontanata un momento per andare da questi compagni con i quali c'era l'appuntamento. Io ero stato trattenuto un attimo da un amico. Ho salutato questo amico e nel salutarlo mi sono girato verso questo gruppo di compagni. La Livia, come era fra l'altro nostra consuetudine, nonostante 10 anni di matrimonio, ci siamo incontrati con lo sguardo, ci siamo salutati e dopo aver risposto al saluto ho incominciato ad avviarmi verso il loro gruppo. Dunque il momento è questo, io sono sul palco che è pieno, ci sono tutti i dirigenti sindacali, personalità politiche, il sindaco di Brescia, e Castrezzati incomincia a parlare. A me sembra che la storia si ripeta, e cioè che anche oggi si scavi, non si scavi in profondità, che non si affondi. Stavo parlando con Alberto Trebeschi, che era stato mio docente di matematica e fisica al liceo classico Arnaldo da Brescia. E poi sono stato chiamato da una collega che mi aveva intravisto, e l'ho raggiunta e così, dopo poche parole di Castrezzati. A Milano, al... Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Ho capito prima di cadere che era una bomba. Immaginai che quello scoppio fosse lo scoppio di un petardo, non di una bomba. Sapevo benissimo di mentire a me stesso. Il rumore dell'esplosione fu attutito da questo cordone di folla che era radunato, erano migliaia di persone in piazza, e lo scoppio fu attutito, ma fu disastroso. Subito dopo gente che scappava, che gridava, eccetera, e per terra tanti corpi insanguinati. Ho visto corpi dilaniati e spezzati. Talora ancora mi ritornano, particolarmente negli incubi notturni. Tutti guardano la piazza, anch'io sono lì sulla piazza e la gente scappa. E poi il correre di tutti verso il luogo dello scoppio per aiutare quelli che erano feriti, per far entrare le ambulanze in piazza, in un movimento terribile e confuso. Io prendo in mano il microfono e dico alla gente di venire sotto il palco per spostarsi di là, perché abbiamo visto che è scoppiata la bomba, ci sono sicuramente dei feriti, lasciate il posto che passino le autoambulanze, venite sotto la piazza. State all'interno della piazza! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Io ho sentito l'esplosione e invece di andare verso il palco come chiedevano quelli che erano, che stavano parlando, sono andato nel senso opposto e ho visto mio fratello in terra. L'ho riconosciuto dai capelli. In servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Lasciate posto alla croce bianca! Avevo visto quella colonna improvvisamente liberarsi dalle persone che le stavano attorno. Era come
se i petali di un fiore di colpo fossero precipitati in terra e si determina un vuoto. Sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! Quando ci siamo ripresi, ero sotto a un mucchio di... che probabilmente mi hanno difeso, per cui sono rimasta ferita. Mi sentivo addosso gli altri, no? E quindi ho cominciato subito, per un momento ho pensato di non avere più le gambe. Lasciate il passo! Io mi gettai in quel mucchio cercando mia moglie, la trovai e mi dimenticai totalmente anche della presenza dei miei amici. E questo dopo mi darà anche un senso di colpa, perché mi ero reso conto di pensare così: speriamo che non sia successo niente a lei, se è successo qualcosa agli altri mi dispiace per loro, solo che gli altri erano appunto le persone con le quali la sera prima avevamo cenato insieme e avevamo trascorso 20 anni della nostra vita in comune. La prima reazione dei cittadini bresciani è frutto di rabbia e frustrazione. Che cosa pensa di questo attentato? Penso che uno siano dei disgraziati, degli assassini. Sarebbe ora di finirla con gli attentati, perché il popolo, gli operai non ci fanno niente a loro, dovrebbero smettere di fare gli attentati, perché è inutile fare gli attentati per voler andare al governo, perché loro non andranno mai al governo, che sono degli assassini. Solamente che il fascismo non deve più esistere, basta. Basta con i fascisti, basta con le bombe, le stragi, basta con l'odio. Sono passati più di 40 anni. Quelle voci della piazza mi sembrano ancora risuonare ogni volta che ci passo. La loggia è sempre stata la destinazione finale dei cortei e quella memoria anch'io l'ho vissuta come un cupo monito di terrore. Per anni ho accompagnato la mamma in piazza, io bambina alle manifestazioni e poi ancora da ragazza con gli amici e i compagni di scuola e la salda convinzione che un'idea forte non deve temere niente e nessuno. Come si può vivere al solo pensiero che un gesto folle ti cambi la vita per sempre. Il paese è sotto shock. Dai telegiornali le notizie arrivano alla spicciolata. Buongiorno, gravissimo attentato a Brescia. Un ordigno ad orologeria esplode in piazza della Loggia durante una manifestazione antifascista. 5 persone sono rimaste uccise ed una 50 ferite, ma si tratta purtroppo di un bilancio ancora provvisorio. Ma sebbene il numero delle vittime non sia definitivo, è molto chiara l'entità della tragedia. L'ordigno è esploso esattamente in questo punto. La bomba è stata deposta in un cestino portarifiuti, collocato nell'angolo della colonna. Per quanto la bomba colpisca nel mucchio, le vittime sono figure che rappresentano simbolicamente il valore profondo della manifestazione e della stessa Brescia. Questo è l'elenco delle vittime. Giulietta Banzi, moglie dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Brescia, il professor Alberto Trebeschi con la moglie Clementina Calzolari, la moglie di un sindacalista della CGIL, Lidia Bottardi Milani, Euclo Natali e un operaio di 55 anni residente a Brescia, Bartolomeo Talenti. Erano, come dire, espressione di una società bresciana che in qualche misura in loro può essere letta. Perché erano insegnanti che si battevano per una scuola rinnovata nel segno della democrazia e della partecipazione. Suo fratello faceva della politica nella scuola, cioè era nella CGIL scuola. Sì. Cercavano appunto di rinnovare la mentalità degli insegnanti, direi. Erano operai di fabbrica. E questo credo rimanda sostanzialmente ad un tema politico significativo per quegli anni, cioè un rapporto quasi di alleanza tra insegnanti, intellettuali, lavoratori, operai di fabbrica. Ed erano donne che non soltanto si battevano come insegnanti per un rapporto, diciamo così, molto diretto col mondo studentesco, una partecipazione attiva alla vita scolastica, ma anche in vista di una emancipazione, insomma, del mondo femminile. Simbolicamente racchiudono davvero quella che deve essere il cammino dell'uomo, che è un incrocio tra passato
storia del presente, capacità di guardare le cose, capacità di stare insieme e soprattutto saper cogliere le esigenze personali, ma soprattutto anche le esigenze dell'altro. Credo che i caduti di Piazza della Loggia, o meglio i martiri, in qualche misura testimoniano anche di una società che sta cambiando e che sta andando oltre gli schemi consolidati che a Brescia ha conosciuto per interi decenni. I parenti sono stravolti dal dolore, ma la loro reazione è ancora oggi una grande lezione di civiltà e dignità umana. Sono soddisfatta. È tanto grave la cosa che è accaduta che non so rendermi ancora conto. Ho ancora l'impressione che mi vengano ancora in casa i miei figlioli. Guarda, io non ho parole. Dico solamente che non è il caso di continuare, non è il caso di continuare a pagare. Dobbiamo invece impegnarci tutti a dire che non solo dobbiamo combattere, ma dobbiamo combattere anche per loro. Perché la loro morte non è semplicemente un dolore individuale che ci colpisce, che colpisce il papà, la mamma e i bambini che rimangono, ma ci colpisce tutti in quanto siamo antifascisti e persone che lavorano per la giustizia. Si dice sempre di contestualizzare. Era un periodo storico particolare, erano anni di lotta, di scontri duri e senza pietà. Ma niente può lenire il dolore di quelle famiglie spezzate, nemmeno le ragioni scellerate della storia, nemmeno la rabbia, nemmeno la fredda ragione. Non morti innocenti, ma vittime consapevoli, persone schierate dalla parte del dialogo, giovani donne, mogli, madri. Ecco chi ha sacrificato la vita in Piazza della Loggia. I fascisti nel 1974, a scuola non te lo dicevano, si pensava che il fascismo fosse una parentesi chiusa, morto Mussolini, morte le sue idee. Ma anche nella mia Brescia, come in tutto il paese, la Repubblica di Salò, l'eco del fascismo, avevano segnato un solco che non era solo nostalgia, era qualcosa di più profondo. Era un fascino perverso, capace di attrarre tanti giovani con i suoi falsi miti. Una domanda sorge spontanea: perché Brescia? E nell'assurdità della tragedia una risposta si impone. La sua posizione geografica è quindi strategica, con le valli che permettono un rifugio e un rapido espatrio, ne hanno fatto l'ideale crocevia delle versioni lombarda e veneta. Brescia è una città che ha una tradizione antifascista, ma negli anni 70 conosce un conflitto sociale particolarmente aspro, dove comunque l'estrema destra, in particolar modo l'estrema destra giovanile, ha un suo insediamento e ha anche complicità in settori della società civile bresciana. Era una realtà particolare perché è una realtà molto, diciamo, industrializzata, all'interno della quale i movimenti di estrema destra erano, cioè, prendevano forza anche appoggiati da queste realtà industriali che spesso intrecciavano il proprio interesse all'interesse politico per far sì che anche all'interno delle proprie fabbriche ci fosse un controllo non istituzionale ma garantito attraverso queste forme striscianti, ma che erano abbastanza evidenti. La società civile bresciana, fatta di lavoratori e di tante piccole fabbriche, è un coacervo che rappresenta bene tutte le declinazioni politiche della cittadinanza, compresi i tanti rigurgiti anticomunisti aumentati dopo l'autunno caldo del 1969. Io ricordo che negli anni della mia fanciullezza e della prima giovinezza c'erano alcune scritte, alcuni slogan davanti alle fabbriche che mi colpivano particolarmente, erano slogan di Mussolini. Popolo! È la città delle 10 giornate! Camicie nere, fierissimi squadristi bresciani della vigilia, sono venuto qui tra voi prima di tutto per saggiare
la temperatura della vostra fede. E trovo che essa è altissima ed ardente, del che io non avevo mai dubitato. Brescia era stata la capitale della Repubblica Sociale Italiana, della Repubblica di Salò, e i residui di quel passato, residui corposi, diffusi dentro la società, sono durati praticamente fino ad oggi. Questo ha voluto dire per due anni, dal 43 al 45, la sedimentazione di relazioni umane, politiche e generazionali, che poi nel dopoguerra in qualche misura hanno pesato sia da un punto di vista della sedimentazione di questi rapporti, sia anche direi dal punto di vista simbolico e ideale. Forse è reminiscenza della Repubblica di Salò, che era qui a due passi, e che qui c'erano parecchi ministeri, anche qui a Brescia. Qui fu dura la resistenza dei fascisti al momento della liberazione. Eh sì, parecchio. Senta, in questa stessa piazza della Loggia mi hanno detto che ci sono degli edifici che nell'ultimo periodo di Salò furono praticamente una specie di fortini fascisti, è vero? Sì. E ce n'è uno proprio qui all'angolo, poi lì, alla decima legione, e anche qua sopra. Innanzitutto c'è un partito che si ispira ad una ideologia d'ordine conservatrice e spesso reazionaria, che vive dei miti del ventennio e che ha, diciamo così, rapporti anche intensi di frequentazione con esponenti di realtà imprenditoriali che non accettano la conflittualità di fabbrica, che non tollerano la presenza sindacale, che rifuggono da una gestione mediatoria delle relazioni industriali. In quegli anni sono tanti gli imprenditori spaventati dalla crescente adesione dei lavoratori ai sindacati di categoria e guardano a destra, alla ricerca di una protezione, di una salvaguardia della propria condizione. Tra loro anche figure nostalgiche dal passato militante. La destra non era tanto costituita dai residui del fascismo di Salò, ma dall'ordine capitalistico. Cioè da un ordine che si iscriveva in un ordine capitalistico del mondo atlantico occidentale, che non intendeva cedere all'avversario porzioni della propria sfera di influenza. Un ordine e un equilibrio che si iscrivono nelle dinamiche mediterranee della Guerra Fredda, quando il mondo si divide in due sfere di influenza e l'Italia occupa un ruolo strategico. L'Italia vive un processo di profonda trasformazione all'interno di un quadro che è quello geopolitico del Mediterraneo, che nello stesso periodo ha attraversato da grandi rivolgimenti. Innanzitutto la crisi o la caduta dei principali regimi autoritari dei paesi dell'Europa meridionale. Portogallo abbiamo la rivoluzione dei Garofani, quindi l'abbattimento del governo salazarista. In Spagna la crisi del regime franchista è vistosa e cadrà di lì a poco, e anche in Grecia il regime dei colonnelli ormai è alle corde. Portogallo, ma soprattutto Grecia e Spagna, sono in quegli anni i luoghi privilegiati delle fughe di tanti appartenenti a gruppi eversivi neofascisti. Insomma, la provincia bresciana rappresenta bene, nel suo piccolo, tutte le dinamiche sociopolitiche di quel periodo. A Brescia confliggevano le forze fondamentali della vita pubblica italiana, cioè un forte capitalismo, una fortissima tradizione cattolica e una fortissima presenza del Partito Comunista. Il Partito Comunista così forte a Brescia mi sembra che possa spiegare il fatto che proprio a Brescia, dove era forte alla destra e dove era forte alla sinistra, sia potuto cadere un fatto come quello di Piazza della Loggia. Ma la strage del 28 maggio accelera il percorso di compattazione della società politica e civile bresciana verso una reazione antifascista forte e decisa già dal giorno seguente. Il Consiglio Provinciale e il Consiglio Comunale di Brescia, città medaglia d'argento della Resistenza,
in ideale rappresentanza di tutte le istituzioni elettive della provincia, sono qui riuniti in sessione straordinaria, interpreti sicuri dello sdegno, della commozione, delle aspirazioni civili e democratiche della popolazione bresciana. Il fascismo è riuscito a reinserirsi in un certo senso nella scuola perché gli studenti non hanno quella coscienza proletaria che può avere un operaio, che può avere una persona che lavora. È l'Italia che vuole reagire. Non solo la piazza di Brescia rende omaggio alle vittime, anche Roma si riempie e risponde decisa ai rigurgiti neofascisti. Io penso che la risposta alla strage che è stata compiuta ieri oggi sia compatta, effettivamente unita da parte di tutti i lavoratori, sotto qualunque colore politico. Naturalmente manca soltanto il colore nero e questo, di questo ne siamo lieti. L'antifascismo militante non è impotente né imbelle. Nella difesa della libertà, della democrazia. La democrazia è in pericolo, ha detto Lama, segretario generale della CGIL, ma c'è chi la difende. Le forze dell'antifascismo, del lavoro, le masse popolari che esprimono oggi, in questa ed in altre 100 città ed in tutta l'Italia, la loro esecrazione per i vili sicari delle tramenere contro un nemico che tenta di cancellare la libertà che ci siamo conquistati con il sacrificio e con il sangue 30 anni fa. Un giorno stai andando a scuola, o parti per le vacanze, o semplicemente ti trovi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E quel giorno finisce tutto. Questo perché qualcuno ha pensato una strategia, appunto, e tu ne sei la vittima. Così, senza una ragione, ne sei la vittima e basta. Quante volte ci sono voluti gli occhi esterni per spiegarci quello che abbiamo accanto a noi? È così che il britannico Observer ha inventato la definizione di strategia della tensione dopo la bomba di Piazza Fontana nel dicembre del 69. Ecco dov'è tutta la distanza tra la storia e la vita. La storia la possiamo anche raccontare con la fredda e lucida cronologia dei fatti, un po' come l'abbiamo imparata sui banchi di scuola. Ma la vita, le vite che l'hanno attraversata, non possiamo ridurle a poche righe. Perché dietro quei nomi ci sono grovigli di speranze interrotte, di progetti mai realizzati, di sentimenti e ferite mai rimarginati. I nomi impressi sulle targhe ai caduti sono le storie dietro la grande storia. Sono solo un battito di ciglia, un rapido sguardo nel flusso dei pensieri di chi legge. Ma cosa cambia quando uno di quei nomi ti appartiene? Quale strategia può giustificare tutti quei corollari di sofferenza? E chi è che può portare sulla coscienza un peso così ingombrante senza rimanerne schiacciato? La storia di quegli anni ci racconta di un paese che vive il tormento delle tensioni politiche e sociali e di una società che chiede più diritti civili. Ci racconta tanti misteri irrisolti e tante conquiste ottenute scendendo in piazza. Buonasera, apriamo il telegiornale collegandoci subito con la sala stampa del Ministero degli Interni dove si trova il Ministro degli Interni Taviani per i risultati definitivi del referendum. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini. Il 13 maggio si conclude il referendum sul divorzio e la città di Brescia partecipa attivamente a questa data e lo fa peraltro anche con il mondo dei cattolici, i cattolici del no, che si schierano decisamente in favore di questa scelta. Il mondo cattolico a Brescia in quegli anni rappresenta tutta la società quasi. Chi non è dentro in questo mondo è ai margini, e dico questo per dire la classe dirigente, per dire il mondo, diciamo così, del ceto medio, ma anche il mondo popolare. Il referendum è una chiara prova politica per il paese. La vittoria del no sposta ulteriormente gli equilibri verso sinistra.
si sono chiuse le possibilità di un'apertura a destra del quadro politico. In tutto questo il Partito Comunista continua a mietere successi. Una sinistra che tuttavia a Brescia non ha sconvolto gli equilibri, sebbene prenda sempre più spazio nella roccaforte democristiana. C'è un mondo, come dire, di opposizione della sinistra che non ha conosciuto un 68 particolarmente esplosivo a Brescia, ma che ha visto consolidarsi la presenza di un mondo comunista che sta uscendo da una tradizionale subalternità politica e da una minorità culturale. Brescia dunque diventa quasi un laboratorio politico che anticipa le dinamiche nazionali, ma il prezzo che deve pagare ha le dimensioni della tragedia. Per le versioni di destra, quella vittoria dei no voleva significare che allora la partita nei confronti della riscoperta dell'unità antifascista, quindi delle forze popolari, il compromesso storico, significava che questo avrebbe avuto via libera. E quindi il Partito Comunista avrebbe potuto accedere anche alla posizione governativa. Brescia, in una situazione di quel genere, riuscì a costruire dei rapporti unitari e dei rapporti dialettici di confronto fra le varie forze politiche che furono addirittura antesignali di un grandissimo processo. Il Partito Comunista, con il suo segretario Enrico Berlinguer, si prepara a lanciare un'idea che cambierà radicalmente la politica italiana, quella del compromesso storico. A un certo punto, senza nemmeno accorgertene, ti scopri adulta e consapevole. Consapevole che tutto quello che dai per scontato, per tanti che ti hanno preceduto, non lo era affatto. È stato così anche per il divorzio. Brescia, in quel referendum del maggio 74, si è spaccata in due. La storica cultura cattolica non ha impedito a una grossa fetta dei miei concittadini di schierarsi a favore di un diritto indispensabile. A guardare indietro sembra quasi che sia successo tutto in quell'anno. Da una parte, la bianca Brescia guarda attonita la battaglia dei diritti civili. Dall'altra, resta sgomenta per come la politica possa degenerare nel terrore. Ma per chi quel risultato civile lo attendeva con speranza, non c'è stato nemmeno il tempo di festeggiarlo. Solo due settimane separano il voto dalla strage. Come una macabra giostra della vita e della morte. Sì, è vero, in città da tempo l'aria era pesante. Mi raccontano che l'esasperazione talvolta logorava i nervi, toglieva il sonno. Sempre più spesso le notizie di cronaca nera invadevano le pagine dei giornali locali. Per capire meglio il retroscena della strage del 28 maggio del 74, bisogna ripercorrere l'escalation degli avvenimenti politici e terroristici degli anni immediatamente precedenti. Il tentativo di violenza a Brescia è in atto ormai da circa 6 anni. L'aggressione al comandante partigiano Guitti, la devastazione della sede provinciale dell'Ampi, l'incendio della sede comunista al piazzale Arnaldo da Brescia, infine l'attacco nel marzo del 1970 contro il circolo partigiano Verginella di Brescia, sono tutti anelli di una stessa catena. Nell'inverno del 71, sulle mura di Brescia è tutto un fiorire di scritte fasciste. Si inneggia a Mussolini, si ricorda la marcia su Roma. La cosiddetta strategia della tensione e lo stragismo che inizia con la bomba di Piazza Fontana nel dicembre del 69 ha le sue origini nella progressiva crescita del Partito Comunista. Crescita, come abbiamo visto, che desta preoccupazioni all'interno dell'area del Mediterraneo sotto influenza del Patto Atlantico. Con l'apertura degli anni 60 e poi lo sviluppo del decennio fino al 69, insomma, le tendenze di spostamento verso sinistra si fanno sentire, insomma, diventano sempre più evidenti con la crescita del Partito Comunista e con i cambiamenti sociali che avvengono, non solo politici, all'interno del nostro paese. Gli Stati Uniti diventano sempre più preoccupati. Preoccupazione che si riverbera molto in fretta anche in Italia.
Alla contestazione, infatti, fa da contraltare un movimento crescente che ha lo scopo di opporsi all'avanzare della sinistra. Era il modo per animare una reazione dell'opinione pubblica, diciamo, d'ordine, perché si mobilitasse contro la contestazione, no? La maggioranza silenziosa. A Milano il prefetto Libero Mazza e il nuovo questore Allitto Bonanno concedono volentieri la piazza alla maggioranza silenziosa, nuovo raggruppamento che si ispira all'anticomunismo, al qualunquismo, all'odio per la politica e che vede sfilare insieme per la prima volta nella primavera del 1971 ricchi bottegai, ragazze e ragazzi della buona borghesia, insieme ai fascisti più facinorosi. I movimenti studenteschi hanno il risvolto della medaglia in quelle espressioni neofasciste che da ordine nuovo proliferano tra i giovani di estrema destra. Ordine nuovo. Il movimento di punta dell'eversione nera è nato nel 54 come una corrente del movimento sociale. Nel 56 se ne distacca contrastando la gestione troppo morbida e accomodante del partito e ha quindi un andamento da fiume carsico. Scompare, poi ricompare per scindersi nel 69 quando un'ala rientra nel movimento sociale di Almirante senza mai sconfessare o perdere i contatti con chi resta fuori. Milano e Padova sono i poli più caldi in cui i gruppi eversivi operano all'ombra dei servizi e della protezione di apparati militari deviati. Tra l'aprile e l'agosto del 69 due bombe scoppiano, una alla Fiera e una alla stazione centrale di Milano. La responsabilità del gruppo Veneto è stata poi accertata. Il 15 aprile dello stesso anno il proposito di inquinare il movimento studentesco sembra ottenere un ulteriore successo. Una bomba incendiaria devasta lo studio del rettore dell'Università di Padova. Brescia poi era uno snodo abbastanza importante come cittadina del nord, con legami con altre realtà come quelle del Veneto. Essendoci questa presenza ramificata di movimenti di estrema destra, le violenze si percepivano, ci sono state violenze innumerevoli. Brescia, strategico crocevia economico e politico, diventa uno degli scenari principali di una serie impressionante di piccoli e meno piccoli attentati. La situazione era diventata difficile perché c'era un'attività diffusa di gruppi e di organizzazioni neofasciste. Fra risse, incidenti e aggressioni, arriviamo al febbraio del 1973, quando una bomba ad alto potenziale distrugge la sede della Federazione Bresciana del Partito Socialista. Le forze dell'ordine individuano alcuni giovani responsabili e soprattutto alcuni dei nomi più rilevanti dello scenario eversivo. Fra i sei arrestati, Kim Borromeo. Sono condannati a 3 anni e 10 mesi e avrebbero dovuto restare in carcere fino alla fine del 1976. E invece, alcuni mesi dopo, sono già in libertà provvisoria. Molta parte dell'eversione gode della protezione di facoltosi imprenditori locali, ma la nota più inquietante è la presunta contiguità con elementi dei servizi e delle forze militari. E quei servizi che sostanzialmente non accettano l'interiorizzazione dei valori costituzionali e che alla fedeltà costituzionale antepongono invece la fedeltà al mito appunto dell'uomo, al mito di Mussolini e alla reviviscenza del fascismo. 16 febbraio. Un ordigno esplode davanti alla vetrata della Coop di Viale Venezia a Brescia, devastando l'ingresso. In un volantino si legge: Viva Dachau! Ci sono dei momenti in cui bisogna passare dalle parole ai fatti. Il 9 marzo scorso i carabinieri di Brescia rimettono le mani su Kim Borromeo e su Giorgio Spedini. Questo provoca ovviamente la reazione esasperata della popolazione civile che chiede al governo di intervenire in qualche modo reprimere quello che stava crescendo come un fenomeno eversivo sempre più spiccato. Insomma, spuntano nomi e personaggi noti alle forze dell'ordine, ma le gemmazioni di Ordine Nuovo proseguono nei loro progetti eversivi. All'inizio del 74 era stato arrestato dalle forze dell'ordine Fumagalli, era il capo di un'organizzazione fascista clandestina,
Azione Armata Rivoluzionaria, se ricordo bene. Voi lo conoscevate bene il Fumagalli? Sì, i carabinieri lo conoscono benissimo, anche perché nel 1969 lo hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria quale capo del Movimento di Azione Rivoluzionaria, i noti MAR. Il Movimento di Azione Rivoluzionaria è una delle sigle nate negli anni 60 come Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie, gruppi sui quali si concentrano le forze di polizia. Vengono spiccati mandati di arresto contro esponenti di organizzazioni come Avanguardia Nazionale, particolarmente pericolose per l'ordine pubblico. La prima decade di maggio, il giudice istruttore di Brescia emette 4 mandati di cattura e poi altri 13. 20 maggio, Silvio Ferrari, 22 anni, neofascista, in piazza del Mercato a Brescia, muore dilaniato dallo scoppio di candelotti di tritolo che trasportava sulla sua motoretta. La morte del giovane neofascista è la goccia che fa traboccare il vaso. Il 21 maggio, nella redazione de Il Giornale di Brescia, giunge l'ennesimo volantino delirante in cui, tra l'altro, si dice: le pattuglie di guerriglia sono pronte, le bombe e i mitra faranno sentire la loro voce. Entro il mese di maggio, gravi attentati saranno posti in azione. Un attentato al nord era già in programma. L'unica cosa che mancava era la scelta del luogo. La tensione è diventata insopportabile. E proprio per questo il Comitato Unitario Antifascista organizza la manifestazione del 28 maggio. E si discute un po' sulla natura degli attentati, sulla tensione, eccetera, ma poi si giunge alla conclusione unanime di proclamare lo sciopero generale. Nessuno, per quanto pessimista, è mai pronto alla tragedia. Nessuno era pronto a perdere l'innocenza per sempre in quel giorno di primavera. Nessuno avrebbe voluto chiudere maggio, il mese più dolce, con la celebrazione del rito più amaro. Ancora oggi le immagini di quei funerali conservano intatta tutta la forza del dramma di un'intera comunità, di un intero paese. Un paese costretto, per l'ennesima volta, a specchiarsi nel suo lato oscuro. Il 31 maggio, mentre negli ospedali bresciani sono ancora ricoverati molti feriti, la città si prepara a vivere una giornata di lutto, una giornata destinata a diventare la celebrazione della memoria collettiva. Fu una partecipazione di popolo corale, immensa, grandissima. Brescia è rimasta colpita veramente da questa strage così terribile, così senza senso. Oggi insieme ai bresciani c'è tutta Italia per rendere l'ultimo saluto a Alberto e Clementina Trebeschi, a Livia Bottardi, a Giulietta Banzi, a Euplo Natali, a Bartolomeo Talenti. A loro si aggiungono nei giorni seguenti i feriti gravi Vittorio Zambarda e Luigi Pinto. Sono i nomi delle vittime della follia fascista. Alla cerimonia funebre prenderà parte il capo dello Stato Leone, il presidente del Consiglio Urmor, rappresentanti dei massimi organi dello Stato, rappresentanti dei partiti, dei sindacati, rappresentanti di se stessi, semplici cittadini. La rete eversiva, intanto, non ferma le sue trame. Le forze dell'ordine sono coinvolte in uno scontro a fuoco in una località boschiva nei pressi di Rieti. Il 30 maggio, a Pian del Rascino, vicino a Rieti, polizia e carabinieri del SID sorprendono un campeggio neofascista. Nel conflitto a fuoco muore Giancarlo Esposti, capo delle SAM, squadre d'azioni Mussolini, già attive da tempo a Milano.
si arrendono agli agenti i due fascisti bresciani Alessandro Dintino e Alessandro Daneletti. Stavano, pare, preparando un attentato per le sfilate militari del 2 giugno. Quello che è certo è il collegamento di Giancarlo Esposti col MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, che ha esordito con una serie di attentati ai tralicci di energia elettrica in Valtellina durante il 1970 e poi, in stretto contatto con il Fronte Nazionale e altri gruppi terroristici di estrema destra, ha ordito una complessa trama che può contare su autorevoli avalli politici e vuole sboccare in una repubblica presidenziale. Il cono d'ombra che coinvolge neofascisti, uomini dei servizi e poteri occulti è l'ennesimo elemento di frustrazione per chi chiede allo Stato una presa di posizione decisa fuori da ogni ambiguità. Ecco perché la cerimonia dei funerali assume una forte valenza politica. Il servizio d'ordine sindacale che garantisce, diciamo così, la regolarità dello svolgimento dei funerali, che sono esequie ma sono anche una manifestazione politica. E la cosa significativa e importante di quell'evento fu che lo Stato, cioè il prefetto in persona, il questore, decisero che le forze dell'ordine sarebbero rimaste, come dire, un passo indietro, in seconda fila. Tutto il paese assiste e partecipa commosso a una cerimonia istituzionale e sentita. Una cerimonia che riassume tutte le tensioni di quegli anni difficili. Io ho potuto vedere i funerali alla televisione. Ho capito che fuori c'era della gente che diceva le mie ragioni. Questo è stato un motivo di enorme conforto. Cioè non mi sono più sentita chiusa nel mio... E questo mi ha dato anche una spinta molto, molto importante. Perché ho capito che si poteva ancora parlare e dire delle cose ad alta voce e che le dicevano tutti queste cose. Quel 31 maggio, Piazza della Loggia, per tutti i cittadini è tornato il luogo della democrazia, anche nella sua espressione più critica. Credo che siano stati i funerali più fischiati della storia della Repubblica, in modo particolare nella direzione del Presidente e del Capo del Governo, Leone appunto Errimoro. L'unico che fu accettato con grande affetto e adesione è stato Luciano Lama, che allora era il segretario generale della CGIL. Questa strage di innocenti, di cittadini onesti, esemplari, costituisce l'ultimo anello di una catena che ha avuto inizio a Piazza Fontana, a Milano, nel 69. Sono molti i cittadini che non si sentono più rappresentati da questa classe politica e assieme al dolore in piazza esprimono il proprio dissenso verso le istituzioni. Una sorta di indignazione collettiva, un senso di insopportazione, di giudizio sanzionatorio nei confronti di uno Stato impotente ed imbelle e in alcuni settori corresponsabile. La manifestazione comunque non degenerò mai. I fischi e le urla, insomma, in una manifestazione di quel tipo, in quel momento, di fronte alle bare, era tutto sommato comprensibile che ci fosse questo risentimento che esplodeva. I funerali costituiscono una svolta per molti versi periodizzante nella storia della mia città. Tant'è vero che proprio all'indomani dei funerali sostanzialmente chiude la propria parabola politica il sindaco per eccellenza di Brescia, Bruno Boni, e diventa sindaco quel Cesare Trebeschi che è espressione di un cattolicesimo intransigente sotto il profilo morale e radicalmente antifascista. I funerali dei martiri di Piazza della Loggia sono lo spartiacque politico e sociale della città. La storia di Brescia, appunto, ha un prima e un dopo, e quei giorni ne tracciano il confine. L'amministrazione comunale di Brescia, che
era stata all'avanguardia in Italia perché una delle prime amministrazioni di centrosinistra, diventerà poi il laboratorio delle giunte delle larghe intese con il Partito Comunista, che partecipa alla maggioranza non di governo della città, ma alla maggioranza programmatica. Dopo tanti anni, il dolore più forte è quello che ha inflitto la sospensione, l'incapacità della giustizia di avere un corso nitido. Giusto, insomma. La storia ha espresso da tempo le sue verità, dolorose, certo, agghiaccianti, ma ormai indiscutibili. Ora le cose le sappiamo. E sappiamo che la democrazia ha vinto sull'eversione. Ma quello che non sappiamo, e che forse non sapremo mai, sono i tanti segreti sepolti assieme alla volontà degli uomini che lo hanno deciso. Tra i misteri e i presunti depistaggi che insabbieranno le indagini nei decenni seguenti, il primo è l'incredibile celerità con cui viene ordinata la pulizia della piazza dopo i soccorsi alle vittime. Ma i familiari dovranno attendere molti anni, molte udienze, tanti nomi e altrettante ombre prima di avere risposte e giustizia. La ferita della mia Brescia, la ferita delle famiglie stravolte da quella bomba, è rimasta aperta e sanguinante troppo a lungo. Abbiamo aspettato fino al 2015, fino al torrido 22 luglio 2015, per ottenere una condanna. Due ergastoli. Una condanna che, come un balsamo benefico, restituisce un frammento di pace e dignità a una città segnata dal lutto di quel giorno lontano. Carlo Maria Maggi, medico neofascista, punto di riferimento di Ordine Nuovo dagli anni 60, coinvolto nei processi da Piazza Fontana a Piazza della Loggia, e Maurizio Tramonte, in codice La Fonte Tritone per l'ufficio Affari Riservati, informatore del SID fin da giovanissimo. Sono i due nomi a cui ascrivere le responsabilità della strage dopo un iter processuale interminabile. La famigerata pista veneta. Dichiara Maggi Carlo Maria e Tramonte Maurizio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1 e 2 di imputazione. Era avvisato il concorso formale fra gli stessi, li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Una cosa è certa: il coinvolgimento di servizi e di apparati dello Stato deviati ormai non è solo teoria, ma anche storia processuale. E un filo nero che unisce idealmente Piazza Fontana a Piazza della Loggia è la macabra verità con cui il paese sta ancora facendo i conti. Maggi e Tramonte sono, diciamo così, due riferimenti sostanzialmente ineludibili. E peraltro è significativo che questi riferimenti rimandino anche alla strage di Piazza Fontana. Quel che per Piazza Fontana non è stato sancito in modo incontrovertibile è stato sancito appunto per Brescia. È una strana cosa la memoria. La si celebra con tanta retorica e poi la si nasconde dentro un armadio nel profondo delle coscienze, quando invece avrebbe bisogno di trasformarsi in un percorso condiviso, a Brescia come in tutto il paese. Perché è vero che Piazza della Loggia è una grande metafora dell'Italia, è vero che quello che è stato non si può più cambiare, ma è anche vero che oggi tocca a noi ricominciare, proprio dal sacrificio di quei morti, vittime consapevoli di una città, vittime consapevoli di un paese intero. Brescia, la leonessa d'Italia, oggi può dare sepoltura dignitosa ai caduti del 28 maggio. Una sepoltura che si rinnova ogni anno, perché la ferita non sarà mai rimarginata senza la cura che solo la memoria condivisa è in grado di dare.